Ciao a tutti i ragazzi, e anche ho visto che con i miei video continuano a riscuotere abbastanza successo e consensi, e torniamo sempre sul solito argomento. Allora, molto semplice. Mi hanno fatto mille domande, mi hanno mandato un sacco di mail sugli ultimi video che ho fatto, e questo cazzo di argomento qua, che forse io anche volgarmente parlo, perché parlo un po' con la rabbia anche dei giovani. Allora, l'ipocrisia. Ok, le donne italiane criticano tutti quelli. Dicono che hanno tutte le amiche che sono troie, che vogliono andare solo insieme a quelli con i soldi, di qua di là, ma alla fine puntano tutte a quello che ha lo stipendio più alto, quello che guadagna di più, quello che ha più soldi. E in generale, secondo una ragazza, una donna italiana, uno che fa un operaio, praticamente dovrebbe prendere la propria vita, prenderla, buttarla giù dal quinto piano e spararsi perché è un operaio. Danno delle troie a tutte, secondo le donne italiane, tutte le donne dell'est, ma non solo, anche brasiliane, ucraine, tutto quello che volete, thailandesi, sono tutte puttane. Però io sono sempre delle idee, io non riesco mai a capire come mai le donne italiane pensano che una ragazza, quando usa dei tacchi, è femminile, sia per forza una troia, o rappresenti per forza che il solato. Quando mostra il suo lato più femminile e più bello, sia per forza sempre una troia. Ok? Poi dopo, quando si incontrano con le amiche, bacini, bacetti, ti voglio bene, poi appena si gira, guarda come è vestita quella, guarda come è conciata quella, sai che insieme è quella a quello che hai i soldi, di qua di là. E io non riesco a capire una cosa. Ok? Cioè, io dico, ma se volete fare le mignotte, tanto vale che andate a fare le mignotte. Se cioè, io non riesco a capire questa cosa qua. Poi non riesco a capire che uno che guadagna 1.300 euro al mese, cioè se sono più attratte, i valori delle ragazze e delle donne italiane del giorno d'oggi sono più attratte dallo spacciatore che va in giro in Mercedes, evidentemente, o in BMW, o che dal bravo ragazzo, quello che tutte hanno in bocca questa frase qua, a me piace l'uomo bastardo. Non sento una ragazza italiana che non abbia quella frase qua in bocca, a me l'uomo bastardo mi piace. Cioè, allora, io che non mi drogo, grazie a Dio, che l'unico vizio che ho, come vedete nel video, è fumare qualche sigaretta, che grazie a Dio ho capito a 20 anni che alla fine la droga, ci sono due cose che non ne valgono la pena la vita: il crimine e la droga non pagano, non c'è niente da fare, perché tutte e due ti presentano il conto. Quindi ripeto sempre che quello che puoi fare nella legge è sempre meglio di quello che puoi fare contro la legge. Però vedete, come a me è capitato stasera, una cosa pazzesca che vi voglio raccontare, che questa qua vi fa ridere. Entro in un bar in centro, una ragazzina mi dice: senti Andrea, se compri mezzo grammo di coca ti faccio un pompino in bagno. Una ragazza di 23 anni che mi fa questo ragionamento, ovviamente italiana. Ma io vi voglio dire una cosa, a me non mi è mai capitato che una ragazza straniera o ucraina o rumena mi dicesse, cioè, arrivano a un punto che una ragazza che non conosci, che così ti conosce solo di vista, ti viene a dire: se compri mezzo tocco di coca ti faccio un pompino in bagno. Vabbè, vabbè. Però sono troie le straniere, ok? Secondo le donne, io poi non riesco a capire una cosa: puntano tutte a quello che è lo stipendio più alto, il budget più alto, che guadagna di più. Hanno questa ossessione, poi io non riesco a capire. Io sento una cosa delle donne italiane. Anche con queste ultime trasmissioni, e poi si sta bombardando mezzo internet di link di questi uomini, di queste cose qua, che parlano di questo argomento. Oh ragazze, ve la tirate troppo, ma come ve lo devo far capire agli uomini italiani che ne hanno pieni i coglioni di voi? Come deve far capire un uomo italiano che vuole tornare, non dico tanto, torniamo indietro agli anni 80, fino a metà anni 90, 95, io le ragazze che vedevo in città negli anni 95 erano femminili, usavano i tacchi, si laccavano le unghie, cioè, ma com'è possibile che andate in giro vestite? Cioè, stasera ho visto tre ragazze, c'è cioè una col cappotto color cammello, le scarpe di un colore, le calzettoni della nonna, ma io dico, con queste bellissime ragazze qua straniere che ci siete, cioè voi, siccome voi donne italiane non sapete più come pararvi il culo, non sapete più con che scusa competere con queste ragazze qua che sono bellissime. Allora voi l'etica è più facile, con una frase semplice, sei una troia. Se vieni qua vestita con i tacchi femminili, sei una troia. Cioè,
Ma il problema è quello che, non voglio dire che siete troie voi, però a un certo punto, cazzo, voi ragazze italiane, donne italiane, dite sempre che voi non siete delle troie, che voi siete delle sante, ma porca puttana, dite di non essere delle troie, ma avete tutti i comportamenti più classici del più classico che ha una troia. Allora, andate insieme agli uomini che non sono belli, che non sono affascinanti, purché hanno i soldi. Puntate all'uomo che ha il budget e lo stipendio più alto, e questo non è essere troie. Ok? Cercate subito l'uomo che ha i soldi, andate insieme anche a uomini che francamente vi stanno anche sui coglioni solo perché hanno i soldi. Avete il coraggio che se arriva uno bello o uno carino come me, fate le difficili, questo, quell'altro, e poi alla fine, quando arriva uno stronzo in una macchina sportiva, siete pronti a fargli un pompino dopo 10 minuti in bagno. Addirittura mi volete fare. Mi offrite un pompino, un sesso a me in bagno perché in cambio di mezzo grammo di cocaina. Ma scusate, ma questo è un comportamento da troia. Cioè, io nei paesi dell'est o anche nei paesi come la Germania dove sono stato, non ho mai conosciuto ragazze, non ho mai visto io in Romania o a Kiev o a Praga, cioè, che arriva un coglione con una macchina da 50.000 euro e le ragazze sono tutte lì pronte a fargli un pompino per quello. Ora io dico. Cioè, la verità, adesso voi avete pure il coraggio, qualche deficiente che si mette i link su YouTube prendendo per il culo queste ragazze qua dell'est, questi uomini qua che. E questo, quell'altro. Cioè, io vedo che voi forse siete col pepe al culo perché adesso avete veramente un razzo attaccato al culo. Cioè, vi state rendendo conto che con questo vostro comportamento, cazzo, quasi tutti gli uomini italiani vogliono andare con le straniere. Adesso c'è il mito. Che la donna straniera è il top, ma non è questione di un mito perché la donna straniera è facile, perché non è che le donne straniere non hanno sensibilità, non è che le donne straniere arrivi tu, pam pam pam, e sono lì pronte a darti la figa, eccetera, eccetera, e queste stronzate. La verità è che le donne straniere sono più dolci, non sono ipocrite come voi italiane, perché voi donne italiane, la donna italiana dice di essere una santa, una Vergine Maria, poi voglio capire come mai, appena arriva uno stronzo che ha due soldi, che è un coglione, che è un deficiente, mi diventa affascinante. Stasera è arrivato un coglione al bar, uno di 1,65 m, con la pancia che sembrava uno dei cartoni animati, e tra le ragazze, però affascinante, non faccio nomi, però, ma affascinante che roba, alto 1,50 m, non hai 1,60 m, non c'hai i capelli, c'ha la pancia, è affascinante. Allora, questo è sinonimo di essere troie, ma come mai? Cioè, avete il coraggio? Cioè, io sento, ho sentito una frase che è la più stupida di una ragazza oggi in tabaccheria, a me gli uomini belli mi stanno sui coglioni. E cazzo vuol dire? Cioè, che un uomo bello ti sta, un uomo ti sta, cioè adesso in Italia è diventato un difetto anche perché uno è un bel ragazzo, o è un bell'uomo, o magari non so come me, va un po' in palestra, non c'ha un fisico di merda ed è carino di viso. Allora io, che sono un ragazzo carino, devo farmi dare una palettata in faccia, spaccarmi la faccia perché sennò faccio ombra, perché sennò qualcuno sta sui coglioni. Ma che cazzo state dicendo? Ma poi dico, sentimento zero. Cioè, non trovo. Cioè, quando avevo 20 anni io, le ragazze si commuovevano, ti scrivevano le letterine, erano gentili. C'erano le donne italiane. Erano. Ma come mai negli ultimi 18-20 anni siete diventati così deficienti? Sapete cosa vedo? Vedo che c'avete il pepe al culo voi, perché adesso siete in una situazione di merda e come ho detto nel mio primo video, quest'anno. Ora, il 75% dei ragazzi dai 25 ai 45 anni va nei paesi dell'est a fare l'ultimo dell'anno. Perché non va a Roma a fare l'ultimo dell'anno? Perché non va a Milano? Perché se ne vanno nei paesi dell'est? Perché erano pieni i coglioni di voi? Perché i ragazzi italiani erano pieni i coglioni di dire vado a fare un ultimo dell'anno, spendere 300 euro per una festa per vedere le solite quattro, tra virgolette, brutte fighe con gli occhialini, con la faccia da prime della classe, vestite come delle mongoloidi che se la tirano. Allora, il vostro tiraggio è epiteco, il vostro modo che avete di tirarvela sta veramente, cioè è diventata una cosa veramente fastidiosa. È fastidioso per un ragazzo come me, carino, che va in un locale, che se cioè, io non riesco a capire una cosa, cazzo, che va in un locale e trova 50 brutte fighe che se la, ci girano dall'altra parte e fanno le fighe, e poi arriva una straniera. Stasera una ragazza ucraina che viene ogni tanto lì al bar mi ha detto: ma Andrea, tu che sei un bel ragazzo, così così cosa, ma come mai le ragazze italiane sono sempre in giro con quei quattro sfigati? Ma è normale, perché loro, le ragazze italiane, sono merce, la verità è che le donne italiane sono mercenarie. Allora, non importa se tu sei uno spacciatore, se tu fai soldi vendendo la droga, se tu fai soldi
rubando, non pagando le tasse o questo o quell'altro. A loro gli interessa il risultato, gli interessa appoggiare il culo su una macchina di lusso, andare in giro con l'amica a fare le deficienti e basta, non gliene frega un cazzo. Quindi alla fine siete voi che siete mercenari, ma siete ipocrite, cazzo, perché voi mettete il dito contro sulle straniere. Per voi le straniere sono tutte troie, però io non riesco a capire una cosa. Allora, le straniere, noi uomini italiani, rendono felici. I miei amici che sono insieme alle ragazze straniere sono felici, hanno fatto i figli, sono contenti. Cioè, è vergognoso che voi mettete nella condizione uomini anche carini, di un certo aspetto, intelligenti, simpatici, romantici. Cioè, è diventato per voi donne italiane, per le donne italiane è diventato un difetto se sei troppo buono. Se sei troppo romantico, dicono gli fai venire latte alle ginocchia, hanno il coraggio di andare in giro a dire a me l'uomo mi piace bastardo perché è un po' bastardo. Ma che cazzo state dicendo? Se vogliamo fare un riassunto, ma piantatela ad andare a buttare via i soldi per le cazzate, andate a comprarvi, come dice anche Nonino su internet, al posto di farvi i capelli blu, andate a comprarvi un tacco, a truccarvi. Ma io dico, imparate un po' da queste donne dell'est. Io ve lo ripeto, ormai siamo arrivati a un punto che l'85% dei uomini italiani non ne vuole più sapere di voi. Fate cagare, vi vestite male, ve la tirate in maniera spropositata, poi siete delle gran troie, porca puttana. Cioè, puntate subito a quello che ha lo stipendio più alto. Quando uno è brutto, se guadagna bene, diventa affascinante. Cioè, dico, le straniere sono meglio. Voi adesso con questo fate finta di fare le offese e vi fate i blog su internet, perché la verità è soltanto una. La verità è che ci avete il pepe al culo, perché avete capito che ormai non avete più speranze. Con tutte queste ragazze qua bellissime che vengono qua in Italia, dai paesi dell'est e non solo, anche dalla Thailandia. Cioè, noi uomini, la verità è che con queste donne qua siamo felici. Voi ve la tirate troppo, se la tirano le brutte fighe, se la tirano le ignoranti, se la tirano le vecchie, se la tirano le donne dei 50 anni. Cioè, allora, c'è soltanto qualche donna della vecchia generazione che si salva, quelle che ormai diciamo hanno 65-70 anni. Tutte le altre fanno cagare. Allora, imparate a essere un po' più femminili, a essere dolci e a essere più carine, più dolci. Cioè, noi uomini abbiamo bisogno di dolcezza. Cioè, noi uomini, questa cazzo di parità, non la voglia, questo vostro modo di essere, non lo accettiamo. Cioè, fra 10 anni l'Italia come sarà? Come la ricordiamo adesso? Sarà dimenticata. Già abbiamo tutti i casini politici, casini mediatici e delle ingiustizie, più ne avete. Poi ci mettete anche voi, cazzo. Cioè, piantatela di rompere i coglioni, perché i coglioni si sono rotti. Cioè, passo e chiudo. E a nome di tutti i ragazzi, allora parlo anche a nome dei ragazzi che lavorano, che non hanno avuto la fortuna o magari di studiare, di avere un bel lavoro e di guadagnare 5.000 euro al mese. Ma non fatevi complessi, cioè, non fatevi complessi perché non avete una macchina sportiva, perché c'è alla fine, queste sono attratte dai fighetti, e fighetti sono i più grandi sfigati, perché c'è il vero uomo è quello dolce, quello sensibile, quello semplice, quello umile, quello non che va fuori a farsi colpi di cocaina, a fare il figo, a farsi le canne, a drogarsi. Cioè, e gli uomini, i veri uomini italiani non sono neanche a parer mio quei quattro i mongoloidi di uomini e donne che si fanno la sopraccigliale di gabbiano, che cioè quelli non sono uomini. Quello è l'esempio della stupidità del 2000 e di tutte le cazzate che seguono. Gli uomini non sono quelli che vanno a fare uomini e donne, quelli fanno spettacolo, fanno i loro interessi, ma gli uomini non sono quelli. L'uomo gentile, quello romantico, quello che ti compra una rosa, che ti fa una carezza, quello che è arrabbiato al bar, va da un proprio amico a dire: io vorrei regalargli il mondo alla mia donna e non posso. Ma nell'umiltà, non quello che vuol vedere. Se questi fighetti qua, teste di cazzo, che vanno in giro, che sono circondati da troie deficienti, che vanno al bar a farsi vedere che hanno la bella macchina, non sono l'esempio. Queste persone qua, ragazzi, ragazze, queste persone qua vanno allontanate, perché non sono l'esempio. Quattro fighetti talmente stupidi, maleodoranti, che vanno in giro a guardare la gente dalla testa ai piedi, a essere. Siete soltanto una manica di teste di cazzo, di che siete dei falliti, falliti, falliti. Siete delle capre, 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 cafoni, ignoranti, arrivisti, deficienti, drogati, mongoloidi. Siete soltanto. Non siete l'esempio per la società, non servite un cazzo, create invidia col vostro avere, create discordia, create competizione. Avete capito? State rovinando il modo di essere. Poi basta con queste trasmissioni cretine che fate in televisione, fate vedere dei documentari, fate
fate vedere delle cose belle, dei posti del mondo che ci sono piantate con queste trasmissioni imbecilli come Uomini e Donne e come queste trasmissioni cazzute che non servono a niente, che va a vedere la gente che a 60 anni va là, vuol dimostrare che a 60 anni c'hanno i corteggiatori e queste stronzate qua, siete patetici, fate pena. Rompete i coglioni, le persone, le ragazzine e ragazzi che vi guardano delle nuove generazioni dopo vi vogliono imitare. Dice: io non voglio che mio figlio diventi un imbecille come quei quattro scemi che vanno da Uomini e Donne con la sopracciglia tirata a parlare di stronzate, a fare gli psicologi e queste stronzate qua. Io, ragazzi, dico: ci sono uomini intelligenti che hanno i video su internet. Io, per esempio, trovo che Sgarbi sia l'uomo più intelligente che c'è in Italia. C'è Morelli che anche lui ha fatto dei video bellissimi. Cioè, prendete esempio da Sgarbi, prendete esempio da Morelli, non prendete esempio da quei quattro. Non voglio neanche essere offensivo, a mio parere, e ripeto, a mio parere, che sono quattro. Cioè, non so neanche trovare le parole, quattro stupidi di uomini e donne che vanno lì con la sopra. Cioè, non prendete esempio da queste persone qua, perché queste persone qua non sono l'esempio. L'esempio non è quello che c'ha i soldi, che va in discoteca, che offre cocaina a tutti, che tira fuori i soldi per offrire champagne, per far vedere che lui si può permettere di offrire. Cioè, voi, dovete pensare che queste persone qua vanno allontanate, non sono l'esempio. L'esempio è quello. È il ragazzo che ti vuole bene, che ti viene a aspettare sotto la pioggia con l'ombrello, con la neve, aspettare che torni dal lavoro, che ti regala ti regala una scatola di baci Perugina quando te ne torni a casa, che ti compra la rosa quando sei al ristorante a mangiare con lui. Ma lasciateli perdere, queste persone qua non vi danno niente. E francamente, cioè no, no, noi persone sensibili, veramente, che crediamo nell'amore, come per me, che il più grande valore sono il valore, il più grande valore sono l'amore, sono l'amicizia, sono aiutare chi è in difficoltà. Questi fighetti di merda sono soltanto zerbini dei potenti e arroganti coi più deboli. I fighetti sono la razza più peggiore del mondo, perché, lo ripeto, se una persona elegante, anche bello, è un altro ragionamento. Il fighetto è una persona stupida. Se volete sapere cosa penso dei fighetti? Il fighetto arriva a 15 anni, a 17 anni, che affitta un tavolino nel bar e spende 100 euro per avere il suo nome sopra, per avere quattro troiettine bionde ossigenate del cazzo che pensano che sia un fio. Quando avrà 18 anni sarà così stupido che si affitterà per 800 euro la stanza del locale, e quando arriverà a 25 anni sarà ancora più imbecille che spenderà 5.000 euro per affittare tutto il locale. Cioè, sono una manica di teste di cazzo. Siete, come dice anche Sgarbi, siete capre, 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 gente ignorante che non ha cultura, che non ha hobby, che non crede, che non pensa al futuro, che non sogna, che guarda le stelle, sa tutti i nomi delle stelle delle galassie, ma non sa rilassarsi, guardare le stelle e dire: cioè, le donne italiane sono attratte da questi imbecilli qua, da questi fighetti. Più sono fighetti, più sono stupidi e più piacciono. Allontanate queste persone, trattatele da merde perché sono merde. Le straniere sono meglio, sono più dirette, sono più sincere. Poi ci sarà anche la furba nelle straniere, e questo e quell'altro. Ma la verità è che alla fine, cioè, io voglio fare un esempio semplice. Cioè, alla fine, cioè, quando penso a tutte queste ragazzine qua che vanno a puntare ai miliardari che hanno i soldi, a questa manica di fighetti, teste di cazzo. Loro dicono che, non sono, che loro non sono troie, però voglio farvi un esempio. Sapete qual è la differenza tra una che va a Piazza San Babila o Piazza Arnaldo a Brescia, che vanno a fare le fighe a cercare il miliardario? Loro non si identificano come troie, però vi voglio dire una cosa. Cioè, allora, non sei troia, esco di casa, la do al primo stronzo che c'è i soldi, perché c'è i soldi, però non sono troia. Ora ti voglio dire una cosa, voi donne, a questo tipo di donne qua italiane. Allora, la differenza tra una che fa la prostituta è quella: fa la prostituta, torna a casa, si fa una doccia e torna pulita come una bambina in fasce. A voi troie del cazzo che cercate i miliardari, siete talmente troie che neanche un torrente in piena vi purifica. E questa è la verità. Voi donne italiane ce l'avete con le straniere, perché le straniere sono più umili, nonostante la loro bellezza, la loro femminilità, sono più umili, sanno rendere felice un uomo. Voi donne italiane, gli uomini li fate appena incazzare, pensate di avere la figa d'oro. Non siete niente, siete quattro merde, siete quattro arriviste, complessate, e poi fate sempre più schifo, sempre più scarsa assenza di femminilità.
Non trovi una ragazza di 25 anni italiana girando per il centro di Milano, non ne trovi una vestita recentemente. Quelle poche un po' carine sono ancora più deficienti. E poi, ma chi cazzo credete di essere? Quella è la verità. Le straniere vi stanno dando lezioni morali, vi stanno riempiendo di schiaffi, vi stanno portando via fidanzati da lavoro, vi stanno dando lezioni morali e voi, nonostante queste lezioni morali che vi stanno dando, ancora avete il coraggio di criticarle nei blog e dire che sono. Che sono delle troie, che sono delle ruba uomini, che sono delle ruba mariti, perché la verità è che vi stanno dando lezioni morali, perché sono più mature. Io penso che una rumena, un'ucraina, una marocchina, una lituana, una thailandese, una ragazza di tutte queste etnie che io ho detto, diciamo una ragazza rumena di 16 anni è intelligente, una donna italiana di 35 sono meglio. Hanno una cultura diversa. Loro sono contenti di dare piacere a un uomo. Cosa c'è? Poi cosa c'è di male se un uomo va insieme a queste straniere ed è felice? Con voi italiani, un uomo non è felice, è sempre incazzato. Andatevene a fanculo. Accettate il fatto che col vostro tiraggio avete soltanto rotto di più i coglioni agli uomini. E alla fine il risultato è che adesso ce l'avete in culo perché ormai le straniere vi stanno fregando tutti i fidanzati. Dovete accettare il fatto, visto che non volete cambiare, non volete essere umili e siete attratti dai più grandi sfigati di questo mondo, tenetevi i vostri sfigati, andatevene a fare in culo, ma non rompete i coglioni e non criticate quando vedete un uomo italiano che è insieme a una straniera perché lei è più giovane, perché lui. Perché l'importante, siamo tutti alla ricerca, noi uomini italiani, di cose che ci danno piacere. A noi le straniere danno piacere, a voi a noi non date piacere, quindi andatevene a fare in culo, porca troia.